regina, regina. La bandiera amaranto trionferà, San Giorgio il protettore, con la spada il tuo campo difenderà. Regina, sei il nostro mondo, la tua forza da noi prenderai. Nella rete avversaria vai, con la fata morca. Regina, regina, ale, ale, regina. Forza regina, forza amaranto, di gioia un canto nasce. Che se ne va, è evitato nuovo, ancora sulla linea dell'out, va a seminare gli avversari, ancora Mariotto 24, che entra in area di rigore, 0-0, effettua 9-9. Il cross, parata, palla che termina in rete, la regina è passata in vantaggio allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli, esattamente al 21esimo del secondo tempo, stava andando in onda la pubblicità. Mentre non è calcio d'angolo in quanto l'arbitro si è avveduto di un fuorigioco di un attaccante locale, esattamente Calì, il nuovo entrato, che era alle spalle dei difensori del Regina. Calcio di punizione quindi a favore della squadra di Scala. È pronto Rosin a calciare. Vittoria fino a questo momento della Regina, molto molto importante. Mentre controlla il pallone Mariotto, passaggio lungo, Guerra da solo, non è in fuorigioco, entra in area, ancora Guerra, tiro, rete, raddoppio della Regina che va a mettere knockout gli avversari. Ha segnato ancora Guerra che va addirittura ad arrampicarsi sulla rete di protezione. È una festa incredibile, Guerra ha raddoppiato per la Regina al 27esimo del secondo tempo. Impeccabile il contropiede, Guerra è andato a raccogliere il pallone in posizione regolarissima, è entrata in aria, ha studiato la posizione del portiere e sulla sua uscita ha insaccato. Serie B gridano i tifosi della Regina che ha raddoppiato qui a Pozzuoli. Armini si scatta sulla destra, Garcia evita un uomo, ancora Garcia dal fondo, effettua il cross, e ottiene rete! È arrivato sul pallone e ha insaccato stavolta Genovese, non ha potuto per nulla muoversi. Avanti verso Onorato, il quale brucia sullo scatto un avversario, se ne va ancora Onorato, all'ultimo uomo davanti esattamente Pover, evitato ancora Onorato, entra in aria, tiro, rete! Raddoppio di Onorato, grande azione personale di Onorato che va a segnare finalmente dopo tanto di giù un gol meritatissimo. 2-0, ha segnato Onorato al 100esimo dal secondo tempo e la Regina così va a mettere al sicuro il risultato. Attaccando, mentre osserviamo Onorato, gran botta, ha segnato Onorato. Onorato, calcio di punizione, ha pareggiato Onorato. Siamo riusciti praticamente a riempire questa nave nonostante le difficoltà, nonostante l'entusiasmo che c'è intorno, sembra una di quelle navi dei soldati che partono e tutti qui a salutarli. Speriamo che il ritorno sia altrettanto gioioso. Ecco, speriamo che si vada a fare una battaglia sportiva ma si torni vincitori. Accettiamo. Ecco, abbiamo organizzato tutto, mi pare, a bordo per rendere quantomeno agevole questa lunga nave. Ci ha dato assicurazioni che potrà provvedere al pranzo e alla cena sia dell'andata che del ritorno a prezzi stracciati, a prezzi politici, ma a parte questo c'è il comfort delle cuccette per tutti, c'è il divertimento. Il mio augurio, grazie. Che
esce d'anticipo, perde palla, limite dell'area, parte il tiro ed è gol. Ed è gol, il vantaggio della Torres è durato pochi minuti. Il gol è stato segnato. Vediamo ora il giocatore che esulta. È stato segnato da Onorato. Onorato. Avanti Lacci, pallone lungo, Lunerti scatta velocissimo, sta per entrare in aria, viene chiuso la filosofia, ancora Lunerti, cerca di superare gli ultimi uomini, arriva anche a Trice, entra in aria, tiro, palo, tiro! Appunto dalla regina a meno di 8 minuti alla conclusione, è una festa incredibile. Giuseppe Bagnati di Giucci di Auspici, è successo a Perugia dopo aver vinto lo spareggio. Se voi ci fate caso, quando abbiamo vinto lo spareggio, l'ultimo pallone Raggi a calcio l'ho preso io. Ma... Sì. Io so, ho fatto proprio, ho messo tutta la maglietta per portarmelo via. Però sono arrivati i tifosi, la maglietta, il padre dice, vabbè, mi stavo togliendo la maglietta. E ti sei ricordato qualcosa? No, ma qualcuno mi ha abbassato i pantaloncini, io stavo per tendere qui, qua se vado a terra, no, lascia. Ha mollato tutto. Mi sono messa la maglietta, lascia il pallone sempre qua sotto, lascia, questo mi lascia, lascia, gli ho dato una gomitata, ma della paura. E l'ho aperto qua, io mi ricordo che ho visto schizzare il sangue. Madonna. Come, ma dite, quando sono arrivato in spedito, mi sentivi, ma che cazzo, ho fatto io sta. E mi sono messo sul lettino, cioè il dottore mi fa che sta male, cioè già tutta la partita, cosa? Scusate, abbiamo Catanese in diretta. Vedi chi è quel tifoso che così, gli vuole dare la maglietta, ma lei la paura mi ha fatto fare una cosa. Siamo tornati dal ritiro dopo agosto, stavamo a mangiare al ristorante a Fata Morgana, il ristorante a fianco. C'era un cameriere che fa, ma vince ragazzi, ti ricordi a Perugia? Bella partita. Però, hai voluto era lui. Ma lo come stai? Bene, tu? Bene. Ciao, ecco qua. Ciao. Ma sei uguale? Come stai? Tutto bene, grazie. Dai, tutto a posto. Aspettavo lei, maestro, per iniziare il servizio. Ecco, lei sta salutando un grande pilastro. No, lui è un grande, no, io. Un grande lui. Anzi, voi! No. Loro! No. Perché quegli anni, parliamoci chiaro, eravamo tutti insieme, vero o no? Sì. Chi faceva una cosa, chi l'altra, io cercavo di giocare a calcio, voi cercavate di fare... Cercavamo di parlare. Allora, apriamo. Ma loro cosa facevano all'epoca, loro? Quello che fanno adesso. No, all'epoca? Solo radio. Ah, solo radio. Buongiorno. Io ho visto il dottore Citra, sono rimasto un attimo fermo, incantato, perché ci siamo sentiti tanto per telefono, finalmente lo potevo vedere, insomma. Quindi per favore immortala il saluto tra me e il dottore G, che sarà, ecco, posso annunciare, il telecronista ufficiale dell'incontro, con tanto di telecamera personale. Torno indietro di quanti anni? 20. Tutti torniamo indietro di 26 anni. 26. Di 26 anni. Va bene, insomma, sarà un bel... È un bel tornare indietro. Sarà un bel dire, sì. Qua diuvato da Rocco Musolino, da Eugenio Marino, da tutti i suoi colleghi che...
insieme a lei, 26 anni fa, raccontavano le gesta di questa splendida squadra. Le gesta di questa splendida squadra tutta attaccata. Io ho detto a loro: noi dobbiamo ricostruire come se fosse un presepe, perché stiamo tornando indietro, e nel presepe ci devono essere i personaggi. Noi siamo le pecore, giusto? Noi siamo le pecore. I protagonisti, quantomeno un pastore. Il dottore Citreo, quantomeno lui è molto bravo in matematica. C'è Visentin, ecco, sì, cosa l'agnellino potrebbe fare. Fra l'altro i suoi genitori hanno una macelleria e hanno un macello, per cui l'agnellino ci sta. Qualcuno ha detto Alex, mi sembra più l'angioletto. No, l'agnellino. L'agnellino, pensavo l'angioletto, io sai, biondo, occhi azzurri. Tu dove arrivasti qui con Toffoli? Esatto. Ecco, che fine ha fatto? Dov'è? Vorrei chiederlo anch'io a voi, perché non siete persi. Ci siamo completamente persi, non l'abbiamo più rintracciato, ho provato anche in questi mesi a vedere di riuscire. È sparito. Il gol più bello che ricordi a te? No, non è che non ne fa di tanti, però quei pochi me li ricordo tutti, dai, contro l'Empoli, dai, diciamo quello, dai, è stata una bella soddisfazione, anche perché giocavamo contro una squadra importante in quel momento, e quindi sicuramente bello e importante. Iniziamo la conferenza. No, e Vincenzo, ti dice dov'è? Stanno arrivando. No, io con gli avversari non ci vado. Quando iniziano le cose per caso, dici che facciamo domani? Io sto facendo il mio lavoro, sto datati. Che facciamo domani? Organizziamo la partita dopo 27 anni, colpa sua. Bella cosa. In meno di un mese abbiamo fatto il gol. Ci eravamo lasciati col ciuffo tutti e due. Questa è un'istituzione. Che cavolo. Scusa, non potresti fare il riporto da qui? Dai, li portare per i su. Tunnel. Io faccio il tunnel con l'esterno. Ci riprendo. Un po' particolare per la nostra squadra, il gruppo Leggende Amaranto, in cui c'erano una buona parte di questi ragazzi che vedete qua, qualcun altro no. E poi così ho detto, per prima cosa ho chiamato 58704, sì, ho chiamato altri tre pazzi, ho detto: ragazzi, scusate, sono Alfredo, Franco e Ferdinando, mi è venuta poi in mente questa cosa, e qualcun altro mi ha risposto: ma sai, anch'io pensavo questo discorso. Gli ho detto: mizia, questi non pensano che io sia pazzo. La seconda cosa, ho detto: non pensano che io sia un malato di protagonismo. Perfetto, possiamo partire. Quindi loro mi hanno dato la prima spinta, però volevo andare piano piano. Poi una mattina mi chiama Maurizio Raggi e mi dice: oh, ho chiamato Mimmo Pratico e Nino Neri, siamo pronti, vogliamo vederci. Cioè, va bene, io chiedo scusa, parlo col presidente, perché per me presidente Pratico, ci vediamo subito, qual è il problema? Io ho detto: guarda, perché abbiamo dubbio, per me questa cosa comunque è un sogno, cioè non pensi. Lui mi ha guardato e mi ha detto: se io non avessi sognato, perché eravamo nel suo ufficio, tutto quello che vedi qua dentro non sarebbe mai esistito. Come se fosse un presepe, torniamo idealmente indietro di 27 anni, per cui che bello, ci sarà il dottore Citra che rifarà la telecronaca, ci sarà di nuovo Guerra che parte e non è in fuorigioco, Rocco Musolino, cioè io nei momenti di depressione, ma sentivo Guerra e pare Guerra è solo e non è in fuorigioco. Mentre controlla il pallone Mariotto, passaggio lungo, Guerra da solo, non è in fuorigioco, entra in area, ancora Guerra, tiro, rete, raddoppio della Regina che va a mettere knockout gli avversari, ha segnato ancora Guerra. E quindi siamo arrivati qui, io ancora non mi rendo conto, quando stamattina ho visto Vincenzo che è un pazzo, partito alle 3 di notte col pullman da San Benedetto per andare a prendere l'aereo per Roma, rinunciando al matrimonio della sua prima nipote, sottolineo perché questa cosa è importante, ho detto: cavolo, è vero, e quindi se non avessi incontrato dei pazzi, e poi ancora dei pazzi, non saremmo arrivati fino a qui, quindi ora ci siamo, abbiamo uno scopo importante, speriamo che questa manifestazione possa essere un qualcosa che rimanga nel tempo, che si ricordi fino alla fine e che ci faccia capire l'importanza
della maglia amaranto. È bello proprio l'amaranto di quella maglia, perché la regina è un simbolo di questa città. E un simbolo di questa città non può scomparire, non deve scomparire, è un legame indissolubile. E questo non vuole essere altro che un momento per far capire che la regina è un qualcosa che fa muovere il popolo, fa emozionare il popolo. Io mi emoziono, io stamattina ero emozionato, ora sono emozionato. Ma ho visto, non io, mi permetto, dottore Citra, di recitarla di nuovo, ho visto il dottore Citra emozionato. E quindi per me è un'emozione. Tutto qui, grazie. Per favore, non darmi botte domani. Voglio sapere niente, gli avversari, per favore, due brioche. Se non arrivi tu, ci pensi tu a me, davvero? Ma c'è stato mai un avversario così antipatico più di me? Penso di sì, nella vostra vita. No, ma dice di no, mi dice di no. Questa iniziativa voi dite che è nata per una idea venuta a un gruppo di pazzi. Io ho appena ricordato un proverbio, i proverbi contengono sempre pillole di saggezza, pazzo non è chi savio non fu. E quindi direi che è la definizione giusta per i promotori di questa bella iniziativa. Mimmo, scusa, organizziamo un treno in questo momento oppure è impossibile organizzare? Sono venuto qui alla conferenza stampa perché mi sembrava corretto venire. Sto andando a firmare il contratto con le ferrovie. Con le ferrovie. Quindi 7 per Perugia, quanti erano? Erano 8 a Perugia e 21 a Pescara. E siamo a 29? Basta uno, Roma 30. No, andiamo a fare 30 e 31 allora. Mimmo, un'emozione vederti intanto abbracciare i tuoi ragazzi, no? Sì. Io non trovo le parole stasera per parlare, perché non solo l'emozione, ma i ricordi sono tanti. Anche in momenti difficili questa squadra ha dato il meglio di se stessa e soprattutto ha dimostrato di essere un gruppo unito, che oggi è quasi impossibile trovare un gruppo, perché se non fosse stato un gruppo unito non avrebbe ottenuto i risultati che ha ottenuto in quegli anni. Ma non è un caso che questa squadra, questa formazione mette d'accordo tutta la città? Assolutamente, assolutamente. Io mi permetto di dire, con tutto il rispetto per le altre conquiste della regina, che questa è stata la conquista più bella della regina, che tutta la città ricorda, sportiva e non sportiva. Magari potrà essere d'augurio questa partita per accomunare tante teste che forse sono andate chi da una parte, chi dall'altra, per accomunarci ancora di più e per essere uniti per questa maglia, per questa città. Il mio sogno è che la regina si possa salvare dal fallimento e soprattutto che possa ripetere le gesta di queste ragazze, perché in fondo secondo me ci sono gli stessi presupposti. Allora, poveri eravamo allora e poveri siamo oggi, quindi mi auguro si possa ripetere il successo di qualche anno fa. Signori, il bomber della squadra dei ragazzi dell'88, ecco a voi Alfredo Auspici. Esatto. Quanti gol hai promesso per la partita di domani? Guarda, gol ancora non ne ho promessi, credo che tenterò di fare il tunnel a Peppe Bagnato. È arrivato onorato. Guardate che Peppe è lì, guarda. Tutto a posto. Vincenzo Attrice. No, io pensavo che era il chitarrista di qualcuno, questo qua. A te di il piano. Maurizio Raggi, ma io mi sento chitarrista.
Buonasera a tutti. Posso ringraziare quest'uomo a volo così? Questa persona qua è la persona che mi ha portato a Reggio e io lo voglio ringraziare dopo 27 anni. Naturalmente che la città di Reggio deve ringraziare te perché fa tutti quei gol e hai consentito di passare un percorso sportivo eccezionale. Bravo. Grazie. Sono stato fortunato a conoscere questa persona che mi ha portato qua e di conseguenza a voi naturalmente. Allora, Rocco, vorrei sapere perché ti andiste a Messina? È la prima? No. Sei amico mio tu? E basta. E tra gli altri troviamo presso il Palazzo della Provincia, credo, un tifoso della Regina, un super tifoso, che ha seguito la squadra per tantissimi anni, adesso si ritrova qua perché lei ha fatto il tifo per questa squadra, per questi ragazzi, vero? Allora, stiamo a parlare serio? Noi abbiamo sempre scherzato, questa è la strada sbagliata, perché... Per fortuna ho trovato gli occhiali scuri, cioè, che se no non ti lasci angere tutto, non capisci un giù. Fate i bravi. Fare una rimpatriata, dottor Jacopino, non fa male ogni tanto. Assolutamente, ma è troppo grosso. Cioè, se io devo vedere attrici almeno, cioè, gente che ho vissuto forse la parte più importante del percorso sportivo. E sono i colori, cioè i ragazzi che hanno difeso i colori della mia città, oltre che della mia squadra. E allora è un bordello parlare. È un bordello. E noi le vogliamo bene perché è un bordello. Capitano. Siamo in conferenza stampa, ci vuoi dire qualcosa qua ad Alfredo e Franco? Quindi praticamente sei già pronto, sei sull'aereo, qui i tuoi compagni sono... Ah, perfetto. Quindi noi siamo... Stai attento che noi siamo agguerriti, per domani siamo pronti. Le maglie sono pronte, la tua faccia è pronta. Abbiamo già fatto 3 tunnel a Peppe Bagnato, in conferenza stampa. Per me non è quella che mi ha portato in Serie A, per me è la Regina quella che mi ha portato in Serie B. La cosa che più... Per me la cantilena è il Rosin bagnato attrice, Armenese, Sasso, Mariotto e via dicendo. Non è l'altro. Gli non fare i cavettoni. Lunedì sta lunedì. Batteria scarica da stamattina. Guardate che state combinando. Ma state esaurendo. Bombe, dove sei? Ma tu dici bombe a lui, bellissima. Bombe. Bellissima. Però poi non do. Vieni qua, Palazzo Reale. Ha mai arrivato? Oh. Quindi per me intervistare oggi Vincenzo Nerato, sì. Se 12 anni fa mi avessero detto tra 27 anni intervisterai Vincenzo Nerato, non ci avrei mai creduto. 5 anni, la mia prima trasferta, la nave di Sassari. Capito? Quanto gol? Sì. Quel gol di Sassari l'abbiamo provato e riprovato durante la settimana sul fallo laterale con l'incrocio. È vero, grande capitano. Vieni che esce d'anticipo, perde palla, limite dell'aria, parte il tiro ed è gol. Ed è gol, il vantaggio della Torres è durato pochi minuti. Il gol è stato segnato da Onorato. Ho capito perché loro ti fotografano e ti stanno... Scusa Maurizio. Che si fatte una veste scullata, un cappiello con nastre che rose, stivo miezza, 3 o 4 sciantose, e parlavo francese così. Grande Bobbe! Grande Bobbe! La canzone era copia! Questa canzone era copia! Qual è? Chiedo scusa, dottore. Dobbiamo continuare con una cosa. T'aggio voluto bene, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai fuori tu, distrattamente spiezza me. Perché l'aveva iniziato Onorato, la doveva finire il dottore Rovino. Grazie. Stiamo dallo sfogliatoio dell'arbitro, signor Trentalange. Ma i tappini si portavano i due? No, la IVA.
22 nello spogliatoio dell'arbitro. Lo spogliatoio dell'arbitro. Quindi non accattammo questa partita, non accattammo. Andiamo, andiamo. Salve. Andiamo qua. Ah! Salve, lei è nudo. Lei è nudo? Romeo. Ne ammazzano, Peppe, Romeo, Artuccio. Ma no, non mi prato qua, non mi irrigio sul nuchista. Cioè, Zembalato. Non da mai dire Zembalato. Campolo, cioè tutti i nomi. Qua ce n'è uno bello. Casi, non è irrigio, va bene, sì. Ah, sì. Sì, è gonfio. Quasi tu. Ma io sono veramente a reggio. Sì, ora iniziamo, iniziamo. Ah, ora iniziamo, ora iniziamo. Ora iniziamo. Qua anche, qua anche. Qual è? Moccia, eh sì, dai. Ora sì. Ora sì, ora sì, Franceschini. Ma che uguale, voi? La Gari Oscianiero, Postorino. E va bene. Cariti chi è Cariti? Cariti non è più. Campolo Sergio. C'è Sergio? Va bene. No, è lo straniero della squadra. Gli hanno fatta loro? Sì. Ah sì? Potevo lo scrivere adesso in cielo c'è un angelo in più. C'è chi sta mancando? Ma io non so, cioè non c'è professionismo, butti la sigaretta. Ma era di Peppe, la stavo dicendo. Di Peppe, Peppe sta fumando adesso... tipo Poli, ma Poli... Poli era Poli. Lei non è un pochino... ha mangiato troppo, no? Sì. Non ce l'ha fatta. Speriamo per mascolino. Senta, oh, il capitano! No! Ah. Signor Sasso? Ciao! Buongiorno, dottore! Salve, sei pronto con le caviglie? È vero, avete bevuto, è vero? No, è molto per farti del male! Avete bevuto? No, c'è l'antidoping, attrice, ciao! Benvenuto! Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi. Oh, ma siete già pronti? Ciao, ciao. Vale bene. Giorgio Lunerti. Come stai? Senti, come stai? Stai bene? Però mi hanno detto che con Onorato non dovete legare troppo. Che hanno fatto con Onorato? Che hanno? Fatto con Onorato, hanno... Tutto sto famoso con mia, io sono un avvocato. Vieni che cazzo a fare? Tutto da vino, Mauro! Ciao, grande. Non è preciso, figli tecnici. Parlo figli tecnici. No, non c'ho. Sì, perché se ti lo fai, Ciao, Dina, ciao. Tarcisio Catanese e Rocco Cotroneo. Grande, grande. Ciao. Ci siamo. Rocco, senti. Tu chi sei con noi? Vieni che mi vanno manare. Cuto con la mano. Peppe Bagnato. Ma poi non c'ha la faccia, eccolo qua, il dottore Jacobino. Ma c'era anche allora, ma sì. Allora ero. Allora riportare sui palloni. Quello è due. Perfetto, ok. Allora, come si? Onorato! Onorato! A posto, puttana, ne fai. Fammi venire un bene, compadre. Quanto per la ciao, bello. Lasciacelo stare, ciao, viva, dove stai? Che bello vedere. Anche io sono contentissimo. Sì? Ci vediamo a centrocampo, no? Ok, va okay. Bene. Perfetto. Ma ci abbracciamo, non ci fate male perché siamo... No, anch'io ho 10 minuti di autonomia, non di più. Fatemi far gol subito che così mi arrampico sopra la rete. Ti ricordo quando ti ho fatto mandare la macchina sul treno a Brescia a mezzanotte? Allora, se risolto. Vedi tu, vado lì. Il problema è l'escalator. Vieni con Romeo, bello. Ciao, ragazzi, la concentrazione, Massimo. Allora, dai, è bello. Bellissimo, bellissimo. Per 5 minuti faremo grandi cose anche oggi. Vabbè, però è bello. La cavalcata che hai fatto contro il Cosenza, ce la fai a farlo o no? Non ricordo più niente, purtroppo. Senti, vedo un po' appanciato. Qualcuno è riconoscibile più che appanciato. Non facciamo nomi. Cominciamo da me. Ma gli occhiali li togli per giocare. No, li tolgo. Ma Peppe Bagnato Peppe Bagnato è ringiovanito. È uguale. Questo è riconosciuto. Ormai non mi costa manco 4 soldi. Stefano, come va? Che bello vedersi. È uno spettacolo, è una meraviglia, veramente. È un'emozione grandissima. Ma tu con qualcuno ti vedevi prima oppure ti sei incontrato? No, l'unico con cui ero in contatto era Di Palma, allenatore dei portieri, per ovvi motivi di lavoro. Ma contro me ogni tanto, perché abita nelle mie zone, ma il resto c'erano pesci di vista, sinceramente. Siamo contenti perché vi abbiamo visto, vi abbiamo sempre dentro, però siamo contenti anche perché vi siete abbracciati con... È un'emozione grandissima, ve la pelle d'oca. È emozionato? È troppo emozionato. Però deve dare tutto quello che ha in campo. Come? Deve dare lo stesso quello che ha in campo, eh? In campo poco, ne avevo poco allora, adesso è ancora meno. Col numero uno! Se tu fai uno...
uno dei tuoi lanci forse non avrà la forza, Onorato, di andare a prenderlo. Ho questo problema. Questo perché ho provato a corromperlo, ma mi sa che mi ha detto che se io lo lancio lui si gira dall'altra parte. Non provare neanche con l'Onesti. No, non voglio averli sulla coscienza. Vado dal capitano. Il capitano lui. Hai capito? Capitano, dimmi tu. Allora, o partiamo dal 0-2 per noi. Sì, ma che volete un vantaggio? Sì. Vabbè, noi oggi partiamo dal 0-2 per la squadra avversaria, per la squadra amica, perché non c'è avversario oggi. Ma l'emozione? L'emozione, ragazzi, è forte, l'emozione è grandissima. Hai mai avuto una faccia di capitano così? Questa mai, e me la ricorderò e la porterò sempre e la farò vedere ai miei ragazzi che alleno e digli cosa vuol dire aver giocato a Reggio Calabria. Cosa vuol dire il calcio? Per noi è il calcio, perché voi eravate un gruppo che rappresentavate il calcio. Noi eravamo un gruppo che rappresentava quelli che i tifosi volevano, cioè impersonare loro in campo. E ci siamo riusciti, che non abbiamo mai mollato anche nei momenti difficili. Ma grazie anche a loro, grazie a loro che ci hanno sempre sostenuti e non ci hanno mai fatto mancare l'appoggio morale, ecco, è stata la spinta, era il 12° uomo in campo e lo è stato sempre, in tutte le partite. E oggi mi auguro che lo sia ancora di più. Perché a distanza di tanti anni questa è una squadra che mette d'accordo sempre il Reggio Calabria. Non si discute mai questa squadra. Ma in questo periodo siamo stati a parlare parecchio di questo, però è la verità, perché è la famosa cantilena, Rosì in bagnata attrice, almeno se la ricorderanno nel tempo. E devo dire che i tifosi, posso dire non vecchi, anziani, quelli della nostra era, sono stati bravi dopo a trasmettere ai loro figli tutto ciò che è successo, che anche adesso vedo dei ragazzi che si ricordano comunque di noi, nonostante che non erano ancora nati. Ed è questo è stato il bello. Me l'hai tolto di bocca, perché credo, allora, quella regina è stata l'ultima purtroppo soddisfazione di mio padre, che noi ci siamo divisi quella regina con mio padre. Ora, grazie a voi e grazie a questo incontro, io la divido con mio figlio e scenderò in campo con lui. Penso che questa sia la cosa più bella. Cioè, io voglio dire ai tifosi, lo dico per scherzare, ma io chiedo scusa perché noi non volevamo fare tutto sto caos, si è capitato. Mi auguro, una cosa che mi auguro è che possa capitare a qualcun altro, la cosa bella è che possa capitare a qualcun altro l'errore che abbiamo commesso noi. Chiediamo scusa a tutti, ma allo stesso tempo vogliamo abbracciare tutti. Grande capitano, grazie a voi. Allora, lo stai corrompendo. Lo sapete, no? Sì. Lo sapete. Giorgio quasi sempre fa quello che dico io, quasi sempre. Ho detto quanto ti devo dare per farmi fare un gol. Cioè, io arrivo in aria, tu ritorni, cosa difficilissima. Questa volta mi sa che mi tocca ritornare. Fai un calcio di rigore, vado a parlare anche con Mauro, vediamo un attimino quello che si riesce a fare. Oddio, ne dovrei corrompere tanti. Molto difficile. Ora noi siamo abituati a vincere, quindi oggi dovremo vincere ancora. Ce la farete, anche se giochiamo con l'altra squadra noi, se appena segnerete verremo ad abbracciarvi, perché tifiamo sempre per voi. Se poi ci fate gol, ve veniamo. Mario, posso spogliare? Dai, che si deve spogliare, chiudiamo. Andiamo da Garzia, andiamo da Babbo Rocco, dove arriviamo? Ciao. Ti è arrivato? Scusi, ma scusa, chi l'ha fatto entrare qua? Tutta vita grande stile. Non vuole perdere il mister mai. Grazie. Era mio dovere.
No, dov'è? Mister, benvenuto. Noi siamo, siamo felicissimi di averla di nuovo a Reggio Calabria. Vabbè, è un grande orgoglio per noi. 27 anni che manca. Sono venuto col Parma l'anno dopo della dopo non sono più venuto. Mister, grazie assai. Che bella, che bella cosa vederla. Che emozione ha provato a vedere i suoi ragazzi, quelli che dal niente ha fatto diventare. Lasciamela un po' metabolizzare, poi dopo ne parliamo. Va bene. Senta, lei deve fare la tazza. Ma lei non esisto, sai. Questa è la sua banda. Nessuno, la sporca dozzina è chista. Chista è sporca. La cosa curiosa, siamo andati in Serie A, facciamo quel cazzo vostro e per arrivare a sporca dozzina, ma porto un po' di entusiasmo, nesta merda di città. Guarda tu, che fatalità! Che questa è una fatalità! E per arrivare a sporca dozzina, ma porto un po' di serenità! Polizia, beh, lo arresti, guarda tu, in Serie A, Bordello, tutti i cazzi, e per arrivare scala che parlo come chiaro in Egitto, dai, l'ISIS, che come chiaro, parlo come portare in Egitto con la porta serenità. Signor arbitro, mi scusi, pare che nella squadra avversaria ci siano dei ragazzi che hanno bevuto tanto, ecco. Non possiamo squalificarli prima perché abbiamo un po' paura. Aspettiamo, vediamo la fine, vediamo soprattutto se reggono 90 minuti, sia gli uni che gli altri. Quindi giocheremo 90 minuti, lei è una minaccia questa. Sì, vedremo, ma ci stiamo pensando un po' fra tutti, credo che i primi sintomi di cedimento potremmo anche rivedere. Ma lei non li vede dal 12 giugno 88, sono cambiati un attimino. Sono identici. Siamo tutti identici, una piccola bugia fin di bene ogni tanto. Perfetto. Buona partita, grazie. Vieni Nino, andiamo a correre un pochino, andiamo a correre un pochino, va, cammina. Dottore, allora, che bello rivedere quanti, è bello rivedere lei. Questo io ringrazio, che bello rivedere me, ma rivedere i vecchi amici ti dà un po' di nostalgia ma tanta felicità per poterlo avere fatto, che questa è una cosa importante. Voi siete sempre a portare la carretta della regina e quindi questi erano dei ragazzi ottimi che hanno avuto un periodo di grande splendore col mister Scala che ha fatto veramente bene iniziando da noi. Non avevano bisogno di molta spinta loro. No, loro. Ma noi facciamo quello che sentiamo e... No, siete bravi tutti e siete l'ultimo baluardo dell'amaranto perché siete gli unici che avete la costanza di lei poter... Lei ci vuole bene, giochiamo in casa. Io vi voglio bene perché voglio bene alla mia città e effettivamente voi per questa città avete fatto tanto e continuerete a fare tanto. No, è troppo buono. Dottore, l'emozione di vedere i suoi ragazzi. A dire la verità è stata bellissima perché mi hanno fatto una festa inimmaginabile, molti sono rimasti simili, alcuni pensavi di non riconoscere, ma ti hanno fatto una festa, poi per fortuna si sono messi anche dietro la maglietta il nome quindi abbiamo risolto. È stato tutto. Più facile. Dottore, noi andiamo a divertirci. Auguri. Se abbiamo bisogno, perché... Speriamo di no, se no siamo a disposizione. Grazie, dottore. Auguri, ragazzi. Grazie. Guarda. Che spogliatoi. Ma non mi... Rivedere lui e tornare indietro di chi stai parlando? Di Rosin. Perché mio figlio, sai, ha giocato in porta. Si metteva dietro la sua porta a vedere come si tuffava. Aveva 4 anni, 5 anni. L'unico che c'erano avanti dietro, visto, Cogliandolo. Grandioso. Capitano Sasso, buonasera. Eccoci qui per questo grande evento, con una giornata memorabile. Commenti, essere qui a Reggio, un'emozione? Emozione fortissima e vogliamo ringraziare Alfredo Auspici, che non so se lo conoscete, che oggi uscirà morto dal campo. Se uscirà. Perché
io e Bagnati gli abbiamo promesso una bella carcagnata, uno sullo stinco sinistro e l'altro sullo stinco destro, così erano i famosi fratelli e gemelli, stinchi gemelli. Ritrovare questi, ecco, i tuoi compagni, ecco, è stata una grande emozione, Nevio Scala oggi qui presente a Reggio Calabria, una grande partita, un'emozione... L'emozione è forte, l'emozione è dentro di noi e noi siamo qui e siamo contenti di esserci, contenti di stare insieme alla gente che per diversi, per quei due anni memorabili è stata sempre insieme a noi, e quindi noi oggi li ringraziamo per l'amore che ci hanno espresso oggi ed in passato, e quindi forza Regina. Lasciamo Sasso, andiamo a trovare. Ecco, lasciamo Sasso, andiamo a trovare altri giocatori. Lascialo stare il capitano. Ecco, andiamo a trovare Catanese. Catanese. Ecco, andiamo a intervistare il giocatore Tarcisio Catanese, ecco, una grande giornata, grande emozione, emozione di questa giornata. Sì, grande, è emozionantissimo, giornata. Insomma, dove ci sono emozioni è normale che non si possano dimenticare gli anni trascorsi a Reggio, per tanti motivi, per aver conosciuto un gruppo meraviglioso, voi che siete stati fantastici e tuttora dopo 27 anni lo state dimostrando con questo evento che... Secondo me siete unici, perché di solito si festeggiano centenari, vittorie di campionato di Serie A, però a questi livelli ricordare una squadra che tutto sommato è una squadra normalissima rispetto a tante altre squadre più forti che avete avuto, quindi solo un motivo per ringraziarvi tuttora a nome di tutti e grazie. Ecco, andiamo avanti, andiamo a trovare Vincenzo Onorato. Vincenzo Onorato, ecco, anche te qualche domanda, visto che siamo qui sul terreno di gioco dell'Oreste Granillo, grande emozione, grandi ricordi, ci esprima questa emozione. La cosa bellissima, dopo 27 anni comunque noi stiamo qua con qualche capello bianco, con qualche annetto in più, però siamo andati via un po' tutti, ma il nostro cuore, il mio cuore è rimasto sempre qui a Reggio comunque. Grazie. È bello, grazie. Bello, bello. Andiamo, vieni. Ecco. Vieni. Tovani. Ecco. Tovani. Andiamo a pescare un altro giocatore della storia. Tovani. Ecco. Tovani. Ecco, do le spalle. Ecco, Tovani, ecco, grande emozione. Ricordi di questo terreno di gioco. Contro la Nocerina. Ecco, contro la Nocerina, ci racconti qualche cosa. E niente, non riuscivamo a segnare, grazie a Dio ci sono io che ci ho pensato. Domanda, da quale porta semplice segnasti? Vediamo se lo ricordo. In quella porta. Quella porta, ecco quelle immagini, quei ricordi. Ecco, qual era la partita? Regina Nocerina. Nocerina è finita? 1-0. 1-0. Gol di Tovani. Ecco, gol di Tovani veramente. Bene, andiamo, proseguiamo ancora, magari intervista. Delio Scala, con una domanda, l'emozione di Delio Scala. Che domanda mi fa? L'emozione di essere qui su questo terreno di gioco di Nordi. È indescrivibile, mi sono emozionato prima nello spogliatoio con i miei calciatori, proprio perché mi hanno regalato due anni straordinari e la gente di Reggio Calabria sicuramente si ricorderà questo periodo. E noi siamo onorati di averla qua oggi. Grazie molto. Grazie, ecco. Proseguiamo anche con le immagini qui, andiamo, differita qui dal Mariotto. Ecco, mister Mariotto. Allora, anche a lei, abbiamo intervistato prima Nevio Scala. Signor Mariotto, ecco, una grande emozione essere a Reggio Calabria. Bella giornata, pubblico che ha ricevuto bene, questo, ecco, sono tutti presenti. Garantiamo i primi 5 minuti di grande spettacolo. E poi magari poi. Ecco, qualche partita importante che lei ricorda No, sono state tutte importanti, perché sono stati momenti indimenticabili, fin troppo violenti a livello emozionale, per cui non ci siamo più ripresi, e quello è il guaio. Infatti si vede. Stiamo studiando gli avversari, come giocheranno questi? Ma io ho visto qualche tecnica, giocano bene, però speriamo che sia una bella partita. No, ma che l'ultima volta era 25 anni fa, giocheranno come 25 anni fa, ci fanno
posto, a posto, che bella cosa. Squadra che il pubblico ha voluto veramente bene, è stata la squadra, del resto la formazione è come dire, è una cantilena, Rosin Bagnato attrice, Armenisa Sasso Mariotto, Lunerti Guerra Catanese, Raggi Onorato, praticamente... un po' per i tifosi di allora e poi un po' anche per quelli degli anni ancora prima, con Morselli, Oblak, Bumba, Cabenini, Odling, Scalatei, sono quelle formazioni alle quali ci si lega un po' per i successi ottenuti. Sì, ovviamente la Regina poi è andata in Serie A, ha avuto formazioni di Serie A, ha avuto grandissimi calciatori, mentre cosa sta succedendo? Perché al fischio iniziale, sì, tra l'altro, sì, dell'arbitro Trentalange che ha diretto lo spareggio di Perugia, Gianni racconta, sì, pure cosa sta succedendo. Sì, ecco, 0-0, cioè... la squadra dei ragazzi ha chiesto praticamente... A che punto interrogativo? 0-0. Facciamo 0-0, hanno detto. Bellissima questa immagine, ecco, veramente, veramente, veramente bella. Pallone in possesso di Piero Praticò, parte il lancio in area di rigore, Peppe Auspici controlla il pallone con il petto, evita poi Sasso che comunque gli mette il pallone in fallo laterale. Batte sotto la gradinata, viene battuto sotto la gradinata, l'intervento poi di Peppe Auspici e il pallone che finisce in gol. Passa in vantaggio a sorpresa la squadra dei ragazzi dell'88, ha segnato Peppe Auspici sul calcio d'angolo e quindi cerca di riportarsi un risultato di parità alla Regina. Battuto il calcio d'angolo, pallone è finito fuori aria, lo controlla poi Armenis, cerca di metterlo in mezzo, pallone sui piedi di Lunerti, poi ancora viene servito indietro a Bagnato, l'apertura sulla sinistra per Onorato, pallone messo in mezzo al volo, il tiro e il pareggio, ed il pareggio di Lunetti. Al nono minuto del primo tempo, quindi Lunetti riporta in parità la banda di Scala. Un buon avvio di partita, tutto sommato, anzi sicuramente piacevolissimo, il pubblico si sta divertendo, sta reggendo bene anche l'altra squadra, ma sono anche più giovani, no? L'età ovviamente, oddio, al suo qualcuno, peso. Qualcuno sì, l'età al, sì, suo peso, insomma sono un misto tra ragazzi. Bene, allora seguiamo questa azione fatta di scambi, viene in avanti la Regina, pallone in possesso poi di Catanese cerca il dribbling, viene fermata all'ingresso dell'area di rigore da parte di Campolo, pallone sui piedi di Mariotto, Guerra si incarta Iman Guerra, finisce col toccare il pallone con una mano, cadendo a terra, fischia Trentalange, calcio di punizione, applausi e anche sorrisi da parte del pubblico ovviamente per questa un po' caduta
fantoziana da parte di Ivan Guerra. Intanto riparte in avanti la Regina con Onorato, il dribbling di Onorato che salta al netto Piero Praticò, mette il pallone in mezzo, poi l'anticipo su Lunerti che stava per intervenire allo scambio. Tra l'altro oggi i ragazzi vorrebbero sapere i numeri di questa partita. Bellissimo Onorato questo. Sì, ancora un dribbling sottolineato da scoscianti applausi da parte di Onorato, che è stato un cecchino per la squadra della Regina. Il pallone messo in calcio d'angolo, quindi dal punto di vista delle energie può dare il suo contributo. Sì. È nel cross di Lunerti e poi c'è un fallo. Vediamo quello che è successo sul cross di Lunerti, c'è un ammonito, viene ammonito Lunerti perché è Onorato, è Vincenzo Onorato, ha cercato di colpire di testa, ha colpito invece con una mano e l'arbitro, il signor Trentalange, lo ammonisce. Pallone messo fuori dall'area di rigore, pallone raccolto poi da Guerra. Lunerti ancora, Garzia, Lunerti e gol. È sempre un cecchino Giorgio Lunerti. C'è stato questo scambio molto stretto in area di rigore, pallone finito sul sinistro vellutato di Giorgio Lunerti e nulla da fare per Ugo La Camera. Garzia, Onorato, tenta Onorato il pallonetto e ci riesce. Bellissimo, eccezionale Rocco, guarda, va a scusarsi Onorato. Va a scusarsi, dicevamo, con il portiere sospeso, con questo pallonetto da circa, saranno stati 40 metri forse, eh? Eccezionale. E vabbè, insomma, ecco Rocco, quello che è venuto a mancare negli ultimi anni alla Regina. Calciatori come questi, dal piede vellutato, preciso, gente abituata a fare gol. Era Lorenzo Campolo con il numero 17, sì, perché ci sono, questo è fuori gioco, si disinteressa del pallone Onorato, scatta invece Maurizio Raggi, pallone al limite della rigore sulla sinistra, spostato, converge al centro, tenta il gol e lo sfiora Maurizio Raggi con questo tiro, pallone che lambisce il montante sulla sinistra di Ugo La Camera, di Ivan Guerra, e la conclusione da lontano con pallone che finisce in rete, guardato, osservato bene da Giacomo Battaglia. Sasso Catanese, l'apertura in avanti, controlla il pallone con il petto Raggi, se ne va in area di rigore Raggi, tutto solo, finisce il pallone, gli nega il gol e il portiere Giacomo Battaglia. A questo punto mi viene da chiederti, Rocco, se è stato il pallone che è finito sul petto di Giacomo Battaglia o è stato Giacomo Battaglia che ha parato il tiro di Maurizio Raggi. Intanto si conclude il primo tempo, sono stati giocati 30 minuti, ovviamente non 45. Il primo tempo è finito, un attimo. Giorgio, se Lunerti fosse rimasto a Reggio Calabria fino a fine stagione saremmo andati in A senza passare dallo spareggio. No, vabbè, questo non si può dire perché nel calcio non ci sta una controprova. Può darsi pure che vincevamo tre partite prima, può darsi pure che non andava lo spareggio, non si può dire. Un giudizio? Ha fatto un grande gol, un euro gol, però Ugo non se la meritava questa. Vieni Ugo, allora, uno non la meritava. Allora, io ho fatto un bel gol, però voglio dire che ho chiesto subito scusa al mio grande amico Ugo.
Sergio Ornato. Perché se sto qua devo ringraziare a lui e a tutti voi, per me è una giornata importante. Il gol, ho parlato con l'arbitro, il signor Trentalangio, ha detto che lo annulliamo, non mi interessa, e ho chiesto anche scusa. Ma certo, giusto, ma chiedo scusa di ma tu l'hai visto fuori, hai detto ora ci fa. No, io ho guardato prima che iniziava la partita, ho detto sta un pochettino fuori, è la prima palletta che arriva. Però quel pallone che hai preso con la mano non è sportivo. Sì, lo so, ma quando ce l'hai quando... Napoletano tu sei. A tutti meno che hanno orario. Quando ce l'hai dentro non lo puoi cambiare, siamo dei cani randagi. Sempre. Ma poi è il bello che questi si muovono, lui e Giorgio, come se continuassero a giocare insieme tutti i giorni. Questi si muovono. Sei minuti si sono ricordati. Poi la caratteristica di Onorato l'ho capita giocando. Alla palla e raccattapalle lui. Oh oh oh! Alla palla così. Oh oh oh! Chiunque la palla. Oh, Vincenzo, oh. Ma hai visto Rosin? Ce l'ha ancora, Ce l'ha, beato lui. Io ha fatto un rilancio che mi ha ricordato Regina Catania. È vero. Voglio salutare a tutti i tifosi della Regina e in particolar modo ai tifosi che non stanno bene, soprattutto a loro, ai tifosi reggini che non stanno bene. Poche parole da buon intenditore, un bacio. Grazie. Narcisio, però la devi smettere. Sei uguale cosa ha fatto? Hai lo stesso tocco di palla, lo stesso scatto, lo stesso movimento. Cioè, perché non vieni un altro allora anno? Stai per un altro anno. Peppe, non sei riuscito a farmi il tunnel come avevi promesso, come mai? Ma neanche tu. Però ci siamo rispettati. Però ogni tanto va a Pascoli da un'altra parte tu. Sì. Non è che stai sempre dalla parte. Stai giocando lontano. Vabbè, ben benissimo che mi ammazza. A moccia c'ho rasio. Ragazzi. Ragazzi, un pane. Peppe Bagnato, un grande. Giacomo Battaglia, hai fatto una bella parata sul Raggi. Sul Raggi. Un paradone. Mi voleva fregare, lui pensava che io andassi col sedere per terra, come si suol dire. Ci pareva c'era Rosin in porta. Quanti minuti abbiamo giocato? Io ho giocato quanti secondi? 15, ora c'è la seconda parte, quindi posso ancora recuperare. Ce la facciamo, 15 secondi? Ce la facciamo. Va bene. Quindi ci siamo rinforzati il secondo tempo. Franco Cogliandro, sei pronto per l'esordio? Sì, credo che farò la mia figura. Qualcuno ha preso 3 gol, io ne prendo 4. Ormai una volta. Certo, vedersi davanti questi mostri sacri è qualcosa di pauroso. Nonostante Franceschini, noi stiamo prendendo un sacco di gol. No, malissimo, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Perché... Ma non c'è filtro. Cioè ti arrivano in 25. Sto musicando. Mi piace perdere, però vabbè. Mi raccomando, devi fare un po' di te, devi fare qualcosa davanti. Facciamo qualcosa, e mi hanno cacciato, non capisco. Ma neanche Sergio Campo lo sta facendo chissà che cosa. Ma è venuto Sergio Campo? E non lo so, cioè, no. Perché a centrocampo abbiamo chiamato per fare filtro Campolo. Però sta rovinando tutto, Piero Praticò e Gangemi. Gangemi è deleterio proprio, Gangemi da sostituire. Però secondo me se dovesse arrivare Campolo qualcosa. Campolo e auspici ci vorrebbe pure davanti. Un grande giocatore, però insomma... ci manca il guizzo, perché aveva promesso 3 gol e soprattutto un tunnel a Peppe Bagnato. Peppe finora ne ha fatti 3 tunnel. Mimmo, ti stai divertendo o no? Come no, sono felice e emozionato, assolutamente. C'è stata una bella risposta di pubblico, sì. Pensando che in 10 giorni abbiamo organizzato tutto, però il pubblico ha risposto. Sì, ha risposto, mi aspettavo qualcosina in più, però ci accontentiamo, certo. La gente comunque ha fatto 2 o 3 biglietti, anche sì, perché sì, l'occasione sì. Era... Sotto l'aspetto di aver fatto beneficenza, dobbiamo ringraziare tutti, perché tanta gente ha comprato i biglietti e non è riuscita.
riuscito a venire, perché per motivi di lavoro o per altro, quindi assolutamente sotto questo aspetto il grande cuore del Reggio si è espresso bene un'altra volta ancora. Quindi però possiamo essere promossi noi del comitato organizzatore, diciamo. Ancora devo vedere, intanto vi metto 6, dopo vediamo se riusciamo a portarlo a 7 o a 5. Cercate di recuperare. Va bene, grazie. Anche Mimmo una leggenda amaranto naturalmente. E qui Gangemi, hanno parlato molto male di te, Sergio Campolo, Rissi a centrocampo, sì, il filtro, scusa, con Gangemi ora, e con, sì, Pratico, tutti, sì, sì, ora ti faccio vedere una cosa, ti presento Sergio Berlingeri, sì. Guarda Sergio Berlingeri, perdonami un attimo, guarda che Zingaro, Anelli, ci manco Ricchino, l'orologio, questo è ex 208. No, perché cioè il centro, mi ha detto che il centrocampo non faceva filtro. Eccolo qua. Mancava il filtro. Mancava il filtro. Le vecchie nazionali, c'è, è senza filtro, c'è. E quando non c'è il filtro, c'è la nicotina, proprio, la colpa naturalmente della nicotina, della nicotina, esatto. Cioè, ma Pratico secondo me ha giocato come mediano basso, ha giocato bene, basso, però, sì, basso. 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 Oh no, 1,70. Pratico una volta giocava a mediano alto. Ma io giocavo a mediano alto quando giocavamo con una punta e mezza, oggi stavamo giocando con quattro punte, quindi mi sono dovuto adattare. Poi bisogna andare verso, un po' più indietro. Infatti io sono in curva. Io sono in curva adesso. Ma comincia la partita. Ascoltami, vi avevo dato la carta vincente, Polimeni, non l'avete fatto giocare, avete chiamato Battaglia ma non avete chiamato Polimeni. Io l'esordio tragicomico. Perché? Perché tragicomico? Perché quando uno è fermo, quando uno ha una vita che è fermo, insomma, però è stata una bellissima emozione, perché cioè, trovarti davanti i tuoi idoli della tua infanzia e giocarci contro era un sogno impensabile, irrealizzabile, una cosa incredibile che grazie a Dio si è realizzata. A te non piace. Demetrio! Demetrio! Ho fatto bene i miei 10 minuti, ho giocato un po' sulla fascia, abbiamo dato anche il nostro importante contributo. Quando sono uscito io, parliamoci chiaro, stavamo 1-1, quindi vuol dire che il mio contributo è importante, perché ormai se non si aggiunge importante a ciò che si dice, non si diventa importante, non so se sei d'accordo con me. Sì, sì. Quindi il mio contributo importante l'ho detto, e comunque a parte gli scherzi, andiamo sul concreto, sul serio. Io vedo almeno 5.000 presenze, qua non so tu. Quindi cosa, facendo 1+1 cosa vuol dire? Che è riuscita la manifestazione? Sì, abbiamo pure tu, Alfredo, autoincensati. Anche Domenico, siamo riusciti con Maurizio, Leo, Alfredo, eccetera. Siamo riusciti a creare questa cosa. Sì, bravo, sì, ma sono stati. Grazie. Paolo, anche Paolo. Sì, ma non c'è, è difesa, che stanno segnando tutte le parti. Eh certo, sono uscito io sull'1-1. Tovani, quindi Raggi, Catanese al limite dell'area di rigore, poi Lunerti, e il pallone viene respinto da Battaglia, ma sullo stesso è pronto a ribattere in gol Alex Visentini, quindi è rimasto veramente in splendide condizioni, ma Battaglia non riesce, peccato, era riuscito Giacomo Battaglia con una protezza a ribattere. Onorato, si distende la regina, parte il cross a beneficio di Lunerti, rimette in mezzo Lunerti, Catanese e gol. Ebbene, ma forse farebbero. Avresti bene. Detto tu, si sono sbracati proprio. Gentin in mezzo per Guerra, controllo con il sinistro, pallone sul destro, che faccio, che non faccio, lo metto dentro. Finalmente, perché... e viene ad esultare sotto la tribuna come se avesse fatto un gol veramente, un gol partita di quelle vere, ovviamente. Guerra, viene fermato Guerra, Peppe Auspici, in avanti la squadra dei ragazzi dell'88, scevola. Servito molto bene, tutto solo davanti al portiere, il numero 11, Auspici, palo, peccato,
squadra questa, una società questa formata, mentre osserviamo questa azione d'attacco, scevola, scevola e riesce a fare gol, riesce a beffare con un pallonetto e quindi realizzare il gol al 21esimo. Mentre vediamo che c'è la Barella in campo, perché probabilmente non sappiamo, non vediamo nessuno a terra. Ma partita sospesa, c'è Trentalange che osserva Giacomo Battaglia, gol, ha segnato Giacomo Battaglia. Poi viene fermato anche c'è un calcio di rigore, è stato fermato con un'ancata Peppe Auspici da Tovani e c'è un calcio di rigore decretato dal signor Trentalange. Adesso aspettiamo, dopo questo intervento estemporaneo da parte di Giacomo Battaglia, che sta facendo un piccolo show a bordo campo, non voleva che il calcio di rigore lo tirasse Lombardo, che tutti ricorderete, Lombardo segnò l'ultimo rigore in occasione dello spareggio a Pescara con la Cremonese, segnarlo. Però la regina riparte in avanti con Raggi, Visentin, ancora Visentin, potrebbe servire Mimmo Praticò, rete, ha segnato Mimmo Praticò. Lo voleva questo gol Mimmo Rocco, lo voleva proprio. E lo volevano tutti, dai, bravissimo. Mimmo Praticò, naturalmente anche oggi quando c'è un evento legato alla regina, legato alla città, sempre pronto a sostenerlo e a portarlo avanti, e lo ha anche lui fortemente voluto ovviamente. Mimmo Praticò per suggellare questo pomeriggio bellissimo di festa. Messo giù Scevola e ancora calcio di rigore. La maglia dovrebbe essere, il numero 7 dovrebbe essere Massimo Calabrò, però non è lui perché è una... Ha segnato Lombardo, Cremonese in Serie A, Regina che rimane in Serie B. A questo punto dovremmo dire squadra del ragazzi dell'88, ma l'arbitro, il signor Trentalange, decreta la fine dell'incontro. Non stiamo qui ad elencarvi, a dirvi il risultato. Hanno vinto i ragazzi e la banda di Scala, ma quello che è importante è stata appunto questa bella giornata di sport, questa Amarcord, questo rivedere in campo i nostri calciatori, quelli che hanno vinto il campionato di Serie B, squadre che si congratulano a centrocampo a vicenda, applausi da parte del pubblico che oggi ha gremito la tribuna del Granillo, emozioni e ricordi per questa bellissima gara che abbiamo vissuto tornando indietro come ai vecchi tempi, così come l'abbiamo vissuta in tutti i campi di allora della Serie C, a prendere insulti, a prendere minacce, commentandola in televisione e in radio. L'abbiamo voluta commentare oggi, già io, Gianni Citra, assieme all'inseparabile collega ed amico Rocco Musolino, che continua con la sua voce a raccontarci tutte le domeniche le partite del Regina. Cosa sì. Dire? Siamo contenti, siamo felici, siamo commossi, siamo tornati più giovani. Rocco. Certo, è vero, questo è vero, perché ci hanno fatto tornare indietro di, insomma, di 25 anni, 27 anni. Abbiamo preso insulti, hai detto tu, abbiamo preso di tutto, però con grande soddisfazione, perché veramente questa è una squadra che ha dato
grandissime soddisfazioni, e devo dire che oggi veramente ha dimostrato che con i tifosi c'è un rapporto straordinario. Venite un altro anno perché c'è questa sfida contro quelli del 99. Mi devo allenare da domani per l'anno prossimo per cercare di fare qualche 20 metri di scatto. No, quelli del 99, cioè, poca roba. Io ho visto il vostro gruppo ancora in forma. A me interessa Laggi, sì, Bagnato e Rosin, che sono gli unici che stanno bene. Ma lì... E poi facciamo la marcatura su Attrice, stretta su Attrice. Stretta, molto stretta. No, vabbè, lui è una progressione ancora importante. Vabbè, ci vediamo il prossimo anno, no? Se Dio vuole, sì. No. Se Dio vuole, io sicuramente ci sarò, sì, perché sono stato bene, e ringrazio te e a tutti quelli come te che avete organizzato questa cosa, di vero cuore, siete bella gente. Grazie. Noi vi vogliamo bene e vi ringrazieremo per sempre. Capitano, un altro anno giochiamo contro il 99. Quale? Il 99, quello che è andato in Serie A, te la senti? Sì. Ehi, sono pronto, ma alleno già da adesso. La nostra prova contro di voi, vabbè, è stata una prova eccezionale, ci ha fatto capire che noi possiamo ancora continuare. Sì. L'anno prossimo non siamo qui. Lanciamo la sfida a quelli del 99. Regina del 99. Voi che siete andati in Serie A. Che siete più giovani di noi. State attenti, perché noi siamo pronti, e anche nonostante l'anno in più vi facciamo un culo come un paiolo. Bravo. Anche tu ci sarai contro quelli del 99 un altro anno? Posso venire pure che lo 50 e l'80, quando vuoi. Hai paura? Hai paura? Metto sul congelatore, poi esco. Giacchetta, artico, chi c'è? Non avete paura che siete più? Noi ci siamo. Io ti farò per voi. Grande. Anzi, se mi volete sarò il vostro sedicesimo, diciassettesimo. Ti vogliamo. Ok, perfetto, io gioco con voi. Noi siamo canna arrabbiata. Tu ci sarai un altro anno, se Dio vuole. Ma vai da chiedere, ma ci sono sì. Contro il 99, ho paura. Perfetto. Contro il 99, contro quelli che sono andati in A, gli facciamo vedere noi. Cisio, sei stato bene qui. Benissimo. Senti, se dovessimo giocare contro il 99 un altro anno, quelli che sono andati in A, se siete bravi a organizzare, sì, volentieri. Sì, contro il 99, contro quelli che sono andati in A, certo, ce la facciamo? Sicuramente. Dobbiamo impegnarci. No, ce l'ho. Sicuramente. Vabbè. E vuoi dobbiamo vincere ancora. Certo. Spero, se mi chiamate farò in modo di esserci. Ma questo è un gruppo unito, quindi proprio perché... Speriamo. Ciao Ivan, io vado via, ti saluto, ti ringrazio, grazie per il tuo apporto. E vuoi salutare qualcuno qui? Saluto tutta Reggio Calabria. Ecco, e ci vediamo un altro anno contro i ragazzi del 99 che sono andati in Serie A. Se torniamo il prossimo anno io volentieri proprio, io sono qua pronto in pole position, porto anche la moglie e il figlio il prossimo anno, ok? Grazie. Ciao. Grazie. Massimo, ce la facciamo a giocare contro quelli del 99 che sono andati in A un altro anno? Ma certo ce la facciamo. Cominciamo ad allenarci subito. E vabbè, ma non è che siano più forti molti, cioè stiamo parlando di qualcuno giacchetta. Mi guarda male. Stiamo parlando di giacchetta, Possanzini, Artico, sono più giovani. Però veramente siamo stati contenti di averla fatta noi questa, però mi piacerebbe che tutti quanti potessero vivere 2 o 3 giorni, tutti i protagonisti. Certo. Perché quando si indossa questa maglia è una cosa seria, insomma. Ci siamo divertiti, abbiamo sognato, abbiamo vinto. In questi 3 giorni... In vacanza tu ora... Stiamo lavorando, dottore, per piacere. Stai lavorando. Abbiamo vinto tutti in questi 3 giorni. Assolutamente, no? Bellissimo. Allora, inaspettato anche la presenza... Io avevo molti dubbi perché dicevo a molti di loro che non c'erano più stati. Guardate che è cambiato molto, voi avete dei ricordi indelebili, bellissimi. Invece ieri c'è stato anche un riscontro molto positivo. E la cosa che mi ha fatto veramente piacere è che tanti hanno portato i figli.
Questo è impagabile. Ma io l'ho detto, Massimo, ho detto io questa vittoria, la vittoria di 26 anni fa, l'ho divisa con mio padre. Mio padre non c'è, io sono sceso in campo con mio figlio e quindi è con la stessa regina. No, ma la stessa cosa è capitata a me, che mio padre era a Perugia e anche a Pescara naturalmente, mi ha detto com'è andata, voleva ancora. Sì. È stata una cosa talmente grande che poi nella vita di ognuno di noi è stato un soffio, però talmente grande la gioia che abbiamo provato che diventa per sempre. Cioè, assolutamente. E c'è poco da aggiungere, insomma. Grazie a tutti voi, grazie per essere a voi. Stati grazie a voi. Fuori classe. Grazie, grazie campioni, grazie. Di nuovo, ci vediamo un altro anno, giochiamo contro il Da voi, non da noi. Voi preparatevi bene però. No, giocherete contro quelli che sono andati in Serie A se riusciamo. Gli arriva una bella botta. Bravo, perché voi siete ancora belli rampanti. No, ma anche perché speriamo che l'anno prossimo possa stare meglio. Spero. Personalmente. Certo, perfetto. Speriamo di tornare e di stare meglio. Se c'è da guardare qualche botta, ci pensiamo io e il capitano. Perfetto. E Peppe Bagnato. Perfetto. Possiamo perdere. Beh, grazie Vincenzo. Grazie a voi. I ragazzi dell'88, loro, contro i ragazzi del 99 quando andammo in Serie A. Sarà una bella lotta, anche se loro sono un pochino più giovani, quelli del 90. Ma io infatti avevo detto di fare questa partita, anzi, questa è una cosa buona perché dobbiamo metterla in cantiere, in effetti. E credo che sia un avvenimento bello perché quello che è successo ieri sera allo stadio, dobbiamo capire che se bisogna veramente rilanciare questa città, questa squadra, questa società, bisogna partire da lì. Quello che ho sempre tentato di sostenere. È sempre dal cuore. La regina è della città, allora deve vivere la città, deve vivere accanto alla gente, ai suoi tifosi, con le tante contraddizioni che tante volte diciamo poteva portare anche a un tantino di disagio, no? Però qual era l'opera di Scala? Quando capiva che non poteva fare più il compagno di famiglia, faceva l'allenatore. Allora erano tutti qua, cioè, litigare con Scala era difficile perché sennò ti attaccava al muro, insomma, questo è così. Questa è la realtà. Allora se riusciamo a ritornare a questa realtà, può anche darsi, ecco, veramente che questo ciclo si possa nuovamente riproporre. Un pensiero della notte, sì. Questa notte sognerò il 12 giugno del 1988 e dentro di me sorriderò. Non mi sveglierò di soprassalto perché sarà un sogno bellissimo, è un sogno bellissimo. E avrai la cartellina gialla. Certo, quella me la porto sempre nel mio cuore. Ma che hai inventato la cartellina? Tutti i documenti dell'organizzazione dello stadio, tutta la biglietteria, le posizioni dove dovevano mettersi le persone, che ogni domenica cambiavo di posto perché sennò mi facevo uno travaglio. Grazie Mimmo. Pensiero, dovrei scrivere un poema perché sono stati due giorni fantastici che rimarranno nel cuore e credo che le emozioni che ci avete regalato rimarranno come quelle che abbiamo vissuto quando giocavamo. Non abbiamo fatto niente. No, avete fatto tantissimo, ve lo posso garantire. L'abbiamo fatto insieme, noi l'abbiamo chiamato l'abbraccio tra voi e noi. Ma sicuramente, ma le emozioni che ci avete regalato sicuramente sono indescrivibili. E anche stasera con l'eclipse che ci avete donato è stato bellissimo. Grazie Mauro, grazie, bocca al lupo per la vita. Mister, un pensierino finale, non la stresso più, un pensierino finale su questa esperienza. Non è facile, io vi ringrazio moltissimo perché è stata una cosa inaspettata e poi una cosa che abbiamo vissuto con grande intensità e quindi mi auguro che lo possiate ripetere anche in futuro. Grazie mister, grazie a lei e a tutto il gruppo. Un attimo che c'è il capitano, arrivo. Abbiamo appena detto che comunque ha comprato cascio da un po' sorriso. Sì. Con 3 anni in meno. Va bene? Splendida serata, naturalmente chiediamo scusa, la vogliamo chiudere con il presidente. Intanto grazie. Grazie per chiudiamo la trasmissione. Sì. Grazie intanto per averci ospitati stasera. Oh, grazie a voi per essere stati qui a fare festa con noi, sia per la regina che anche per assolutamente il circolo con questo successo. Doppia promozione. In A2 è la prima volta. Sicuramente quando c'è Nevio Scala
c'è sempre odore di A quando c'è neve scala, no? Porta bene. Questi ragazzi sono, li ho visti in forma io, magari sì, potremmo ripetere l'esperienza anche il prossimo anno. Assolutamente. Invitiamo i ragazzi del 99, quelli della 99, Serie A, quelli del... poi quali altri? Non lo so, quelli del prossimo anno, facciamo un'altra partita. Un'altra partita. Questo è riuscito. Con qualche chilo in meno, perché io e Onorato abbiamo... Ci prepareremo. E altri successi anche per il Polimeni, allora. Grazie. Presidente, grazie a voi per essere. Grazie a voi. E allora a questo punto noi chiudiamo il chistisimo. Ma lo mangiare il campo principale, il campo numero uno. Ah, lo mangiare dal centrale. Sì, no. Che mai si mangia? Qualche antipastino, un poco di pasta, soprattutto per mangiare. Senti, ma una bella targa, non da pulire. A proposito, sono invitati. Se a Reggio Calabria dintorni trovate una targa, è la mia. Io ho perso la targa. Torniamo sulla parte. Ragazzi, grazie. Vuole ringraziare, senti, potresti dare una targa a lui, che è l'unico che resta senza targa. Ragazzi, RC vuole dire qualcosa in chiusura di questa puntata speciale che parla di una regina di 30 anni fa? 30 grazie secondi lo vuole dire. Guardi, io sono onorato di essere riuscito. Bravo. Non mi disturba. Sì. Io sono onorato di essere riuscito insieme a voi d'aver compiuto questa grande cosa. Credo che non ci sia altro. No. Domenico, va. Una paroletta. Una paroletta, piccola. Che dobbiamo dire? Siamo stanchi, felici, stanchi. Una parola è emozione. Sfatti. Non lo so, domani che facciamo? Non lo so, nasce gente. Domani sei cortesemente pregato di svegliarci con un messaggio audio. Va bene, ok. Io... per la gioia di Calabroso. Va bene ragazzi, intanto organizziamo il posto. Come può fare? Tu andare a dare su punti Ruconi. Non mi stare vicino, tu hai fatto la doccia, tu hai fatto la doccia Ciciretti, quindi stai lontano che sei infetto. Sei infetto. Alfredo, non ti sembra giusto cominciare a pensare all'edizione del... dire che è già orissimo, 88-99 sarà la prossima. Hai... quindi chiamava tutti l'88. 88-99, loro vengono. Formazione 99, Attico, Costanzini, Orlandoni, Briano, Di Sole, Ziliani. Sentite. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi e credimi perché farei del male solo e ancora a me. Grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Senza vergogna, anche se hai tutto il mondo con
vuoi, credimi, perché farei del male solo e ancora a me. Qui, tra le cose che ho qualcosa di più che non ho avuto mai. Hai bisogno di vivermi di più. Quello che ho qui dentro.